Quando dunque compi un atto di misericordia, comportati così. Se porgi un pane, cerca di essere partecipe della pena di chi ha fame. Se dai da bere, partecipa alla pena di chi ha sete. Se dai un vestito, condividi la pena di chi non ha vestiti. Se dai ospitalità, condividi la pena di chi è pellegrino. Se visiti un infermo, quella di chi ha una malattia. Se vai a un funerale, ti dispiaccia del morto. E se metti pace fra i litiganti, pensa all'affanno di chi ha una contesa. Se amiamo Dio e il prossimo, non possiamo fare queste cose senza una pena nel cuore.